Tutti innanzitutto, buonasera, buonasera. Mi fate sapere se mi vedete perché non lo so qual è il problema, la connessione forse non andava. Vediamo se c'è qualcuno. Ragazzi, mi sentite? Ok, Deborah c'è, perfetto. Ciao Debbie. Allora, no, voglio sapere se mi vedete. Io vedo solo Deborah, siete 18 adesso, vedo solo Deborah, però. Ok, Marco, Mauro li vedo. Voi mi vedete bene perché io non so se mi vedete o meno, quindi non so se sentite l'audio, mi vedete. Sì, ora sì, perfetto. Ok, grazie Veronica. Simone, Marco, ciao a tutti ragazzi. Allora, nel frattempo che aspettiamo questi 5 minuti per Galatina di Lecce, la conosco, Rosa. Meglio Deborah, grazie, molto meglio. Solo sto cercando di... Allora, siccome vi voglio far vedere come... Abbiate pazienza un attimo, raga, sto cercando di fare sta cosa. Distruggerci la vita oggi. Allora, ciao Cecilia. Allora, raga, quello che sto cercando di fare, lo faccio vedere sul banco. Siccome avevo detto come fare per stendere il panetto e per fare i cornetti con l'impasto della pizza, i cornetti salati, quindi sto cercando di trovare una soluzione tra cavalletto, luce. Ciao Peppe, Luciano. Ciao Pizzeoli 92. Ragazzi, se mettete qualche like nel frattempo che organizzo. Ciao Nunzia. Ok, dovete la differita, perfetto. Nunzia va al lavoro, come al solito, ma c'ha da fare, va bene. Ok. Quindi vediamo così se riesco ad inquadrare quello che voglio inquadrare. Vediamo un po', perfetto. In questo modo penso che riuscite a vedere tutti quanti. Devo solo aggiustare un po' il tiro. Ecco qua, perfetto. Ok, ma io nel frattempo poi la vedo dal computer, ragazzi. Fatemi sapere solo se mi sentite a livello di audio. Un attimo, io mi vedo dal computer. Abbiate pazienza, purtroppo le cose in diretta hanno delle complicazioni. Quindi vediamo il computer se si permette. A posto, io quindi mi vedo. La musica, abbassiamo un pochettino. Ok. Metto prima di sana qua. Allora, vediamo chi c'è. Allora, quelli che vedo io sono, vabbè, Ottaviano, vedo quasi tutti. Li vedo, perfetto. Aspettiamo un paio di minuti che arriva qualcuno. Vabbè, quindi molti di voi. Zayad, hi Zayad, how are you? Ragazzi, perdonatemi se non riesco a salutarvi a tutti quanti, però non posso fare tutto a mani, ho due mani praticamente, o faccio una cosa o ne faccio un'altra, quindi al limite vi saluto dopo a tutti quanti, quindi vi saluto dopo a tutti. Allora, la cosa che vi volevo far vedere prima ieri, così non perdiamo troppo tempo. Allora, questi qua li ho fatti stamattina, quindi è giusto un esempio, ok? Ma più o meno questo è l'impasto, un diretto che si può fare tranquillamente a casa per tante cose. È cresciuto un pochetto in più, ma non è un problema, anche perché per quello che vi devo far vedere va bene. Che a volte pure a voi capita di vedere... Ragazzi, ditemi solo se mi sentite bene, per favore, è una cosa più importante, se no alzo un po' il tono del... Il tono di voce. Sì,
Se qualcuno dice solo che mi sentite bene, ok Fabrizio, sì, a posto. Quindi la prima cosa che facciamo è prendere il nostro panetto, di faccia, di lato, dove volete, da qua dove volete, ok? E lo appoggiate qua sul. Vabbè, questo non ci serve, lo usiamo dopo. La cosa che vi dovete ricordare quando fate la pizza, questo qua era il lato che stava sotto, ok? E rimane sopra. Girate un po' il panetto così, lo fate rotondo, vedete? Spero solo che riusciate a vedere per bene tutti quanti. Questo qua è il lato più umido, quindi se io lo mettessi sul banco quando faccio le pizze, si attaccherebbe in meno tempo. Se invece lascio il sopra, lo lascio sotto, ha bisogno di, posso lavorare più tranquillamente. Quindi che cosa faccio? Allora, gli do solo un'infarinata leggera. Questo è il sopra, ok? Quindi se volete fare il cornicione a canotto, partite dal centro e fate 1, 2 e 3 e vi fermate. Vedete, questo qua non lo dovete toccare. Girate. Questo qua è il sotto, 1, 2 e 3, e il cornicione già l'avete fatto, chiaro? Adesso quello che dovete fare è dovete togliere la farina in eccesso, quindi fate così. A me mi riesce difficile farlo piano, riesco a farlo più in velocità che piano, quindi fate così, mettete la mano al centro e tirate, e tirate, vedete? Già si è allargata. Il cornicione io non lo tocco mai. Questo qua, questo lato è il sopra. Io lo devo mettere sotto. Quindi abbiate la cura, l'accortezza di non lasciare troppo. A questo punto che il cornicione è intatto, non l'avete toccato, condite rimanendo in questo cerchio qua, non dovete arrivare sul bordo, ok? Una volta fatto questo, poi però vi dovrei far vedere con il peso una cosa pesante sopra, mi serve. Cosa ci posso mettere? Una stecca. Vi potete allenare perché la pizza non la dovete prendere così per allargarla quando la sistemate. Voi dovete fare una forbice, vedete? Allora, tre dita vanno sotto e questo qua va a tenere il bordo. Quindi voi basta che fate così, vedete? La pizza già si è allargata. Mettete le dita, questo qua non tocca il cornicione, tirate e la pizza si allarga. Poi per raddrizzarla, adesso è un poco più complicato perché è leggero, è solo l'impasto, ma quando è condita viene molto più facile aprirla, ok? E questa qua è la pizza che poi voi tirate e la mettete sulla pala. C'ho anche la pala a proposito. Quindi o la tirate in questo modo, questa qua è un po' più piccolina questa pala, e quindi poi andate a infornare, ok? Questa è la pizza numero 1. Mo' da questa qua, visto che ci troviamo, perché l'altra volta io vi feci vedere il fatto, quando parlavamo degli gnocchi fritti, ok? Io vi disse, non avete bisogno di fare l'impasto degli gnocchi fritti per gli antipasti, potete utilizzare tranquillamente l'impasto della pizza. In che modo? Una volta che avete steso la pizza, a questo punto il cornicione non vi serve più. Con una rotella tagliapasta, che cosa fate? Fate delle striscioline in questo modo, vedete? Fate tante striscioline. Quando voi siete in un locale, in un ristorante, anche a casa, mettete una pentola su con dell'olio, una pentola un poco più alta, fate queste striscioline così, ok? Adesso non. O potete decidere di friggerla in questo modo, quindi ci versate un po' di farina, o le friggete in questo modo,
subito le mettete in olio e queste si gonfiano, e con una di queste, se ce l'avete, le fate girare un po', una pinza, quella là classica da cucina, le fate girare un po' dell'olio, le muovete e quelle si gonfiano, si scolano dall'olio e vanno bene per gli antipasti. Se le volete così lunghe, che poi questi possono fare pure con la Nutella sopra, si friggono e si mette la Nutella sopra, si passano nello zucchero e sembrano delle ciambelle, qualsiasi cosa. Queste altre qua le potete fare a tipo proprio gnocchi fritti, quindi diciamo che fate i classici rombi, quindi le tagliate così e le andate a friggere in questo modo. Sono un poco più corti, tipo proprio gnocchi fritti, e quindi li potete friggere tranquillamente. Le domande, ragazzi, non vi applico a vedere domande, perché sennò non vado avanti qua. Questo impasto qua lo mettiamo da parte, dopo lo reimpastiamo. Pizza numero 1, quando volete fare il cornicione. Quando non vi interessa del cornicione a pupazzo, come si chiama? Il cornicione a bomba, che è una cosa bruttissima. Panetto numero 2, questo è il sotto, la prima cosa lo faccio sempre rotondo, potete farlo così oppure chiudendo gli angoli, ma io vi consiglio di farlo così. Questa mettiamo qua. Allora, farina, poi ve ne andate dalla farina, potete partire da qua, vedete? Fate prima il cornicione, girate, questo è quello che non volete spingere all'esterno. Una volta che avete fatto il cornicione, vedete, io non lo tocco mai. La massa più grossa ce l'avete al centro, il cornicione già fatto e chiuso, dovete passare allo schiaffo. Quindi, mano al centro, tirate, 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 fino a che non avete la pizza che desiderate, ok? Poi si raddrizza logicamente sulla pala, sempre in questo modo. Guardate i movimenti delle dita, guardate, tre dita sono sotto, una è sopra e fa la forbice, quando allargo, vedete, la posso allargare quanto voglio, quindi non ho bisogno di allargarla già tutta grande. Metto il condimento nel momento in cui la vado a tirare sulla pala, faccio il mezzo giro e la pizza si fa da sola. Ok, ragazzi? Quindi diciamo che questa è la seconda. Avete comunque il cornicione classico, perché questo è il classico cornicione, quei canotti così grandi sono una moda, speriamo che passi in fretta, indipendentemente dal buchino qua, questa qua comunque l'andate a condire fino, anche perché sennò si è altro modo, chiaro? Questa qua è la numero 2. Maria Teresa, ciao Maria Teresa, dopo parliamo altro, come fare i cornetti con l'impasto delle pizze. Allora, questi sono tutti panetti da 250 grammi, ok ragazzi? Allora, questo qua non me ne serve più, quindi lo togliamo un attimino, abbiate pazienza. Faccio così. Uno. Questo qua non mi serve più. Per i cornetti, allora, voi avete la vostra pizza, vi è avanzata una pizza, ok? Non volete farne una pizza, che cosa fate? Mettete sempre un po' della farina, se volete l'allargate un po' a mano in questo modo, altrimenti mattarello, questo è un po' troppo grande. Se non avete mattarello, manico di scopa, tagliato apposta per questo utilizzo. Quindi alla fine la arrotondate un pochettino, faccio nulla con le mani, abbiate pazienza, questo mattarello a me non piace. Ok,
Fatto questo, che cosa fate? Coltello, anzi, prima tisana. Coltello, tagliate a metà, questo modo. Mettete un po' di farina, se no vi si appiccica. Ok. Essendo un po' elastica, tende un po' ad appiccicarsi. Quindi fate di nuovo a metà. Fate di nuovo a metà. E fate di nuovo a metà. Ok? Avete 8 spicchi, dai quali poi ne farete tutti i cornetti. Ok? Ok. Quindi, una volta fatti i vostri spicchi, che cosa fate? Qui ho fatto del, non lo so se vedete, ho fatto della ricotta con dei ritagli di salumi, ma voi ci potete mettere quello che volete dentro, ok? Qualsiasi cosa volete metterci dentro potete mettere. Fate così, un pezzettino, un pochettino, così. Cercate di metterle nel dosso. Se avete un sacco a poche e fate i salumi più piccoli siete più facilitati. Quindi potete trinciarlo un poco più sottile per fare questo lavoro. Questo non serve più. Quindi poi da qui che cosa fate? Quello che fate per i cornetti semplici, arrotolate, tirate un poco questo. Dove sta il fondello? Arrotolate e mettete su teglia qua. Stesso discorso per quest'altro. Quindi arrotolate, tirate un pochettino, si arrotola e ne fate dei cornetti, ok? Quando avete fatto questo lavoro, appena avete finito, si spennellano con un poco d'uovo, non so se vedete, sì, penso di sì, si spennellano con dell'uovo e si lasciano lievitare per circa una mezz'oretta, 40 minuti, si coprono con della pellicola e si lasciano rilievitare nuovamente, ok? Fatto questo, vanno in forno a 200 gradi, 200-220 gradi perché devono cuocere in fretta, però prima di infornarli ci ripassate con l'uovo in questo modo. E questi qua si gonfieranno e sembreranno nuovi cornetti che poi voi andrete ad aggiustare con le mani in questo modo. Penso che sia, sì, ok, io li vedo, quindi li vedete pure voi. Ok, questi qua sono i cornetti di pizza. All'interno potete metterci qualsiasi cosa voi preferite, ok? Vabbè, a me tutti questi cornetti non mi servono, quindi il ripieno me lo tengo per fare il casatiello. Andiamo a mischiare, questi qua non mi servono, era giusto per farvelo vedere. E questo qua va qua, questo va insieme a quest'altro e siamo a posto. Vi faccio un'altra volta vedere per fare la pizza, l'odiosa pizza a canotto e la pizza classica, visto che ho altri panetti ve la faccio rivedere, anche se non sarebbe il caso perché voi avete la differita e quindi la potreste vedere tranquillamente in differita. Tanto comunque dobbiamo perdere un poco di tempo. Allora, mettete un poco di farina in modo che non si appiccica. Staccate prima dai bordi, in questo modo, tagliate e poi andate a prendere il panetto. Colpo secco, anche se si allunga non è un problema, che tanto comunque alla fine poi voi lo andate a chiudere. O lo potete chiudere anche in questo modo se volete, però si fanno questi bordi che dopo vengono troppo grossi. Io preferisco arrotondarlo a mano così, in questo modo. Poi si fa così,
Allora, spingendo verso il centro, dal centro verso l'esterno, fate questo lavoro qua. Quindi poi lo schiaffo classico, per togliere la farina in eccesso, che fate in questo modo. Io lo faccio in velocità, quindi alla fine. Questa qua, diciamo, è venuta un pizzone. Vedete, si allarga tranquillamente a quando volete. Poi si restringe. Condimento, e quindi poi va ad essere infornata in questo modo, ok? Su pala, la tirate, la raddrizzate, quello che volete. Poi, quella era per il canotto, questa qua invece è la classica. Non vi create il problema che diventano rettangolari, non fa niente. Tanto comunque alla fine poi le raddrizzate e la pizza comunque viene sempre rotonda. Vedete? Fate così. Non vi preoccupate il fatto di ci assorba farina, perché sta con la crosta sotto, cioè con il lato superiore sotto. Quindi alla fine è ritornata rotonda. Partite dal cornicione verso il centro così. In modo che una volta fatto il cornicione, poi spostate e continuate qua a fare questo movimento, tirate, 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 tirate. Deve diventare un fatto automatico, più lo fate e più vi diventa automatico. Il buco che si fa è compreso nella pratica, ma lo potete chiudere così tranquillamente, a posto, ok? Poi la pizza va raddrizzata. Vedete, se potete notare, io il cornicione non lo tocco mai, se vedete è sempre qui, cioè il bordino, voi riuscite a vedere, non è che è una tavola, il bordino lo vedete ovunque sta, indipendentemente da ogni cosa. Il condimento vi fermate così, dovete partire dal centro e fare un giro lasciando sul lato 3 cm la stessa quantità di prodotto, quindi dovete fermare qua 3 cm dal bordo per avere lo spessore che vi serve, ok boys? Perfetto, abbiamo fatto questo lavoraccio. I cornetti penso che sia stato semplice da capire. Questo qua lo facciamo rilievitare nuovamente, poi ci mettiamo gli altri ingredienti dentro. Ecco qua. E adesso torniamo al divano, così vi rispondo alle vostre domande. Un attimino di pazienza, ragazzi, di pazienza. Un poco di disagio. Nel frattempo voi scrivete. Ok, allora ragazzi, un attimo solo che mi serve il gancetto per mantenere la struttura qua. Allora, questo qua va qua. Tipo di farina usata per fare la pizza in pizzeria, non lo dico. Io uso quella che là che stava sul banco. Ragazzi, non scrivete tutti quanti insieme, perché altrimenti non riesco a seguirvi. Allora, andiamo a cercare un attimo di avvitare questo cosino qua dentro. Ciao Bio, penso che ci siamo quasi. Infatti, ok. Allora, abbiate un attimino solo di pazienza, boys, che prendo un attimo il computer, così vi posso vedere anche dal computer. Ok, un attimo solo di pazienza.
Ma com'è che prendo la corrente, raga? Qualsiasi cosa tocco prendo la corrente, sono sto elettrico, che dite? Allora, disana sta qua. La luce. Un attimo che copro la pallina di impasto, per favore. Abbiate pazienza un attimino. Eccoci qua, oh, mamma mia, sembra che ho fatto una giornata di lavoro. Allora, fatemi leggere un po' che avete scritto. Maronna mia, raga, avete scritto tantissimo. Allora, sono 26 minuti che abbiamo iniziato, c'è una chat lunghissima. Ok, partiamo da capo, dai, così rispondiamo a tutti quanti. La posso vedere pure qua, però... così va più comodo, la vedo meglio. Allora, Mauro abbiamo salutato, poi abbiamo Ernesto, Roberto, vabbè, Veronica. Ok, qua erano le prove tecniche. Ciao Said, abbiamo risposto. Roberto, Angelo, come stai? Francesco, grazie. Ho capito che era per il casatello, posto la disponibilità, sempre grazie. Ciao a tutti, buon pomeriggio, questo l'abbiamo visto. Un ciao, vedo dopo, l'avevamo già vista, ok, quindi tutti quanti avevano visto tutto, perfetto, non si sente, si sente, perfetto, abbiate pazienza, ok, sto leggendo tutte le cose per vedere dove posso partire con, ok, credo 300 grammi, no, il panetto che avevo fatto era 250 grammi esatti, non era 300 grammi. Gli scagnozzieri sono altro, Peppe. Gli scagnozzieri sono altro. Allora, partiamo da Peppe, dove sta? Partiamo proprio da lui, dai. Quindi, l'ultimo chi era? Così voglio rispondere a tutti quanti. Valentina pure c'è, ok. Quindi, Peppe, partiamo da Peppe con gli scagnozzieri. Allora. Ok. Ma ce ne stanno un sacco di domande, un sacco di cose. Ok, pupazzo abbiamo visto. I canotti sono una moto, perfetto, partiamo da qua. Scusa, il link di Salvatore non ti vediamo. Ok, questo ciao Giorgio, Luciano a posto, cornetti con ricotta e salumi. Ma questi sono cornetti di pizza? Raga, non... questo è sempre quando voi avete qualcosa da fare, avete a disposizione solo l'impasto e le pizze. Sono delle piccole idee che vi servono comunque a fare le cose. Anzi, chiamo Salvatore 17 che ti aspettavamo dal link sbagliato. No, è infatti, perché c'è stato un problema di connessione, raga, perdonatevi. Purtroppo non è colpa mia. Il wifi faceva i capricci oggi, quindi adesso sono in connessione con il 4G. Ok, lo uscire, eravamo pronti ma non si vedevano, si vedevano solo i panetti, perfetto, mamma che famo, a posto, hola Giorgio, grazie per la prima quarta, vediamo in differito, ok, sicuramente. Allora, chi c'è? Elasticità, che elasticità questa farina? Questo è un diretto che ho fatto alle 11 di stamattina, raga, un diretto corto, quindi è normale che... e poi comunque il 65% di idratazione, ecco perché si apre, avete visto come si apre bene, cioè in un attimo papà e si apre, non c'è bisogno di stressarlo, che a volte sai uno ci preme sopra tanto tempo, lo gira, lo fa, tatta, due botte e si apre da solo, tirate un po' con la forbice così, subito la pizza rotonda, sempre disponibile, ok. Allora calcolate che per fare i topping devo prendere gli ingredienti, cioè almeno, vi ripeto, non è che non li voglio fare, non è nemmeno per il costo fisico degli ingredienti e delle cose, è perché dopo questa roba che ne faccio? Cioè a me non mi va di buttare cibo, cioè adesso l'impasto lo recupero, faccio il casatiello, non è un problema, gli altri due cornettini non è un problema, li posso pure cuocere un attimino, non ci vuole niente. Allora, la farina che ho usato, Jamila,
sul banco ho messo la reginella blu, ma per il panetto stamattina ho utilizzato la tradizionale, sempre del mulino Schioppettuolo, però è un 12% di proteine, 11-12% di proteine, un po' più debole, perché non mi serviva per fare chissà che cosa. Io tanto quell'impasto lo devo reimpastare e quindi alla fine non mi serviva per... era solo per fare la dimostrazione. Di solito succede se hai qualcosa... Ah, ma qualsiasi cosa metto... Allora, maglietta in cotone, jeans in cotone, pantofole, tutto quello che metto addosso comunque alla fine mi fa prendere la corrente. Qualsiasi scarpe metto, sabato, allora se non la giacca e il cornicione, allora se uno lo schiaccia il cornicione, la pizza è buona uguale o no? Sì, la pizza è buona uguale, non hai un... Io, no, ti ripeto, il cornicione classico ci deve essere, questo per Simone, la pizza è buona uguale sicuramente, però vedere un cornicione intorno alla pizza è anche bello, non quei cosi così che si fanno oggi, ma un cornicione classico, un paio di centimetri di altezza, che il cornicione è un contenitore, serve solo per contenere il pomodoro. Poi c'è stata questa moda di fare questo canotto che speriamo passi in fretta e vabbè. Ciao Stefania, ciao tutti, non ho capito se alla fine sotto... I capovolgimenti tu li devi contare all'inizio, Rocco, quando fai i capovolgimenti tu parti... allora c'hai il sopra, sta sotto, ok? Quando lo metti nella farina tu lo vai a infarinare anche il sotto, sennò poi comunque alla fine ti si appiccica alle mani. Però quando lo stendi poi tu io li faccio mentalmente, li conti mentalmente, però una volta che tu fai sempre lo stesso movimento, ti viene anche automatico non stare più lì a pensare qual è il sotto e qual è il sopra, perché tu poi alla fine fai sempre la stessa cosa, quindi ti diventa... All'inizio tu conti, poi man mano non ti serve più nemmeno contare. Allora, dove sta? Ok, poi questi Raffaele scaldava, vorrei fare un buon mare con l'olio di birra, ma delle dosi così mi scrivo, faccio domani. Sì, Raffaele, te le mando dopo sul gruppo, se mi ricordi le mando nella, perché metterti le dosi qua mo è un po' più complicato, facciamo prima rispondere agli altri. Al limite dopo mandami un messaggio e te le mando in privato, oppure scrivi nel gruppo che sicuramente c'è il Rocco, qualcun altro, Giorgio, Veronica, che stanno facendo pane a gogo ormai in questi giorni, sicuramente ti potranno aiutare, tanto le dosi sono sempre le stesse. Ci sta Lea, ci sta Nella, che ormai fanno pane tutti i giorni, si può dire, quindi una risposta la trovi sicuramente. Fidatevi del gruppo, ragazzi, fidatevi del gruppo. Quando volete, se non c'è risposta allora mi chiedete, altrimenti nel gruppo trovate tutte le risposte. Ciao Domenico, Betty, mi sono perso all'inizio, l'azienda ha usato farina bianca, sì Betty, farina bianca, per il classico era solo per una dimostrazione, quindi non è che devo fare la pizza, comunque sì, solo farina bianca. Francesco, ok, ma adesso visto che nella stesura del panetto tiri con la mano sinistra del mancino oppure tirato dalla parte sinistra, io di solito sono... Vabbè, questo non è importante Nicola, non è importante come tiri. Perché se tu sei mancino, io essendo destro, questa qua è la mano di governo, quindi è quella che tengo su, questa qua, la sinistra, è quella che tira. Per me che sono destro, destri mano. Se tu sei mancino fai l'inverso, è uguale. L'importante è che la fai rotonda. Allora io ho degli amici pizzaioli che manco lo fanno questo lavoro, la stendo direttamente tra le mani così, di fare per forza sul banco. Uniforme. Allora. Penso di... Sì, Domenico, se non mi senti bene, perché gli altri non mi dicono nulla, quindi... Nella, hai fatto le indagini per la schiena? Sì, ho fatto la risonanza ieri, Nella. Ho fatto la risonanza e l'ecografia addome completo, quindi... Nell'eco addome non è uscito niente, ce la faccio vedere, vabbè, sta qua comunque, non è uscito niente, male. Non lo so, allora facciamo così, se non mi senti bene, faccio un'altra cosa. Metto il microfono più vicino perché
non ho messo l'altro, però lo rimettiamo. Ok, mo mi dovresti sentire bene tutti quanti e vediamo un po' così se riusciamo. Allora, Domenico, pure io ti sento molto basso. Ma non è solo il microfono che sta un po' distante. Non sta più vicino. Allora, incide l'impasto che fai. Che se tu usi una farina forte e fai un diretto corto, non avrai mai un buon risultato. Viceversa, se usi una farina debole e fai un diretto lungo, avrai comunque un risultato un po' pessimo. Però bisogna bilanciare poi il tempo con l'impastamento e con la tecnica di impasto che tu vuoi fare. Quindi ci sono delle variabili da considerare. Sei disponibile a fare dei brevi corsi in Sicilia? Magari, Ludovico, io adesso, come si dice, faccio corsi un po' ovunque mi chiamano. Il problema è che in questo momento non possiamo fare niente. Sì, comunque se ci manteniamo in contatto sicuramente, quando passa sta bufera ci possiamo organizzare per qualsiasi cosa. Allora, vediamo chi c'è. Allora, Domenico, ok, ma Raffaello, ok, la tradizionale e la classica. La tradizionale no, cioè la tradizionale è la farina debole, diciamo, della linea Scoppettuolo. La classica è il sacco rosso, è una 2,80. Ludovico, la forza della farina va bene 2,50. Sì, se non fai lunghe lievitazioni. Quindi se sei nelle 24 ore va bene, puoi arrivare pure a 48, ma in frigorifero. Nella pizza a portafoglio ci vuole il cornicione, assolutamente no Peppe, ci vuole un pochetto di cornicione, perché è sempre lo stesso discorso. Adesso pure per le pizze a portafoglio stanno facendo questo cornicione alto, ma alla fine raga, quando tu vuoi c'è tutto questo cornicione, ma chi è che si mangia tutto quell'impasto senza niente? Cioè è come se tu mangiassi impasto senza nulla, perché non c'è il pomodoro sul cornicione, è impasto e basta, è come se fosse una pizza senza niente. Quindi a che serve? Fagli fare un cornicione 2 cm basso, che tu comunque riesci a mangiarlo con la pizza, insieme alla pizza. Ma se tu mi fai un cornicione così, ma che ne devo fare? Vabbè, poi questa è la mia idea strettamente personale, ognuno mangia la pizza che preferisce. Io mi sono connesso, sto parlando del prodotto, ok, perfetto, ma quando fanno quei canotti a Roma, la pizza accende il piccolo, bravo Franco 75, hai visto come ci sei arrivato da solo? Bravo Franco 75, Franco 75 fa una giusta riflessione, dice, quando fanno quelle pizze a canotto, alla fine in mezzo, ma che ci trovate? Niente, ci trovate un poco di pomodoro e un poco di mozzarella. Basta, alla fine non... E poi tutto cornicione. Ma chi se ne frega di sto cornicione? Dammi la pizza. Allora, Tiziano, buonasera, scusi ritardo, tranquillo, grazie. No, Peppe, non sono gli scugnizielli, gli scagnuzielli, gli scagnuzielli sono quelli là che si fanno con la polenta. Gli scugnizielli questi qua, non lo so se li chiamano scugnizielli questi qua, io ho sempre chiamati gli straccetti. Se li fanno fritti poi ci mettono sopra dei pomodorini, un po' di rucola con delle scaglie, oppure vengono quelli là fritti che mi sembrano gli spaghetti, diciamo un po' più le tagliatelle. Ma dov'è questo gruppo? Betty, allora per Betty ti metto qua il numero in chat, 351 542 1736. Questo è il numero del gruppo per Betty. Mi mandi un messaggio, dici ciao, sono Betty, da dove ti trovi, e io ti aggiungo al gruppo. Ok, Ludovico Massarella abbiamo risposto. Raffaele Scaldavano non ha letto il mio messaggio precedente. Ti chiedevo sul caffè. Non l'ho visto, Raffaella. Se mi fai la domanda gentilmente. La farina bianca è troppo trattata, fa male. Lo so, Betty. Purtroppo devo andare in malinconia, se ne va, Betty, ok, grazie.
Mi dimentico l'acqua che metto nella biga e poi immagino che chiudo l'impasto e non so mai l'idratazione che ho fatto. È perché te lo devi scrivere, Nella. Se tu te lo scrivi, riesci a ricordarlo. Andiamo a lasciare la situazione, ma in blocco e ti perdo per alcuni secondi. Succede solo a me, penso di sì. Ecco, come si sente bene. Ok, Michelina, quando si fa il pane, la farina ci vuole, farina di 0, grazie. Dipende dal pane che vuoi fare pure una farina con questo per Michelina Mazzariello, puoi fare pure pane con. L'altro ieri ho fatto un pane con farina tipo 1, ho fatto biga 100% con farina tipo 1, basta, nient'altro, solo uno. È una cosa spettacolare. L'ho cotto ieri mattina e l'abbiamo mangiato ieri a pranzo, quindi. Ma ci penso che ce ne sia ancora un poco a casa di mia mamma, l'ho portato là. Mafalda adesso si sente bene, amici sono lì che rompono, pure a me sta dando un sacco di problemi. Anche io sento bene, ogni tanto si blocca, quindi si bloccava pure a me, non era solo a me, grazie, volevo una conferma. Va bene, adesso ci organizziamo, ok, Ludovico, Giampaolo, c'è cioè una fine, può essere sia debole per dolci che forte per pizza, che sono raffinato, quindi va tutto a cosa dovuta di differenza di forza e quindi di proteine. Dalla struttura, dalla qualità del grano, Giampaolo. La forza viene determinata dalla qualità del grano, cioè se è un grano ricco di proteine, non è che tu lo fai in base al grado di raffinazione. Cioè se un grano è forte, è forte. I grani austriaci, per esempio, sono fortissimi, molto forti, molto ricchi di proteine, ma non so se è perché li fanno già arricchiti, quindi alla fine. Però non è che incide sul 0,00. Tu puoi avere una farina 0 380, una farina 00 380, una farina 1 380, una farina 2 380 uguale. La reginella blu è un 14,5 di proteine, Ludovico. 14 o 14,5, comunque è un 380. Anche io se le farine bianche mi fanno male. Usa la 1 e la 2, Betty. Tu puoi utilizzare tranquillamente la 1 o la 2 integrale, non è semi integrale, è una scelta molto soggettiva, tanto non è che tu devi fare un lavoro per altre persone, fai la pizza per te stessa, più ti allontani dalla 00 meglio è, se lo fai per te stessa. Se invece lo fai che devi soddisfare le richieste dei clienti, allora purtroppo gli devi dare quello che vogliono. Allora, buonasera, domani finalmente arrivo il lì per provare a fare la biga 100%. Vuoi fare una sfida? Antrix, una sfiga, che sfida dobbiamo fare? Antrix, mangia una cosa, un boccone, a tua scelta. E non penso che sia una cosa Antrix, non penso che sia una cosa che mi interessi. Fresco pettore reginella blu, ok, anche le farine bianche a me fanno male apposta, c'è una cosa un po' con la tua scelta. No, interessa Antrix, non faccio sfide, non sono mai stato per le competizioni, infatti non ho mai partecipato manco ai tornei perché alla fine non ci credo. A volte riempiono il cornicione, una schifezza, esatto, fanno pure il cornicione ripieno. Allora, Alfonso, Angelo, alla fine, tutte queste tecniche di impasto, mica polish, per fare una buona pizza a casa, guarda che conviene utilizzare. Allora, Alfonso, se vuoi fare la pizza a casa a livello di salute, tu puoi fare una tipo 1, anche con la 2 la riesci a fare, fai un impasto tipo 2, biga 100%, e ti fermi pure al 60% di idratazione, va bene uguale. Va bene ugualissimo, così hai la gestione del prodotto, del panetto da trattare, da cuocere, da lavorare e quant'altro. Hai la leggerezza di un impasto con 24 ore di lievitazione. Hai i nutrienti di una farina buona, ricca. Quindi la pizza a casa, io ti consiglio questa. Poi, allora, Nella, Sandra, ci sto, che mi piace stare con voi. Ok, quindi Nella deve andare, condivido questa moda del cornicione, non capisco come spiegare impasto senza sostanza. Bravo Lillo, d'accordissimo con te. Angela, una domanda, ma il cornicione ripieno come si fa? Grazie. Il cornicione ripieno è molto semplice, se me lo dicevi prima te lo facevo vedere. Vabbè, te lo faccio vedere adesso.
faccio dire adesso. Allora, fai conto che questa sia la pizza, ok? Immagina la rotonda però. Che cosa si fa? Si prende il sacco a poche con la ricotta dentro e si farcisce, si fa una linea lungo tutto il cornicione della pizza in questo modo. Si mette della ricotta dentro. Poi il bordo viene chiuso semplicemente in questo modo e la ricotta rimane dentro, ok? Allora, tu quando prendi la pizza e viene con il cornicione, poi ti rendi conto che al centro è piccola perché già tanta roba è nel cornicione. Quindi al centro rimane come la pizza a canotto, poco spazio in mezzo e tutta la ricotta, che poi logicamente sempre se ti piace la ricotta, altrimenti, ma io pure questa pizza così manco. Sono molto d'accordo per queste cose, un po' strane. Vabbè, comunque, però vi ripeto, ragazzi, è sempre un'idea mia, molto soggettiva, da non tenere nemmeno in considerazione. Allora, quindi Sabbia condivide questa moda. Mafalda, abbiamo risposto. Claudio, Caputo Blu Classico, buono per la pizza verace. Sì, Claudio Pirozzi. Inizia il canozzo a fare risparmiare la pizzeria, bravo. Anche Anella, dopo prendere appunti, avevo preparato carta e penna e calamaio al posto. Visto che come te sono un amante del caffè americano. Ah, ok, scusami Raffaella. No, Raffaella, io utilizzo caffè americano quello che capita, non vado dietro alle mode. Quello che trovo, poi al limite, se ne ho provato già qualcuno, quindi mi affeziono, però non ho un marchio stabilito. Fisso quello che trovo, perché anche quando stavo in Iraq c'erano dei brand diversi, ma utilizzavo un brand che era tipo il barattolo, era tipo Nescafè, forse erano come si dice il tarocco di Nescafè, ma alla fine era buonissimo. Si chiamava Mahmood, molto buono, però ti posso garantire che era buono. A me piace il caffè in generale, quindi non vado dietro al marchio. A me piace il sapore del caffè di berne un certo quantitativo, quindi lo short one, quello là ristretto, non mi piace più, non mi soddisfa perché ho bisogno di gustarlo in più riprese. Ecco perché non mi piace più il caffè. Lo prendo pure se vado al bar tranquillamente, ma se in una giornata già ne ho presi altri, quindi nessuna preferenza per i caffè. Allora, chi altro c'è? Ok, Raffaella, abbiamo risposto. Posso usare il sacco al buco per fare del pane? Sì, Elio, tranquillamente. Sono così fio del latte e la mozzarella. Allora, questa è un'altra cosa che dobbiamo. Pizza classica, margherita, si usa il fior di latte. Se voi volete fare la pizza con la mozzarella di bufala, va bene uguale. L'unica cosa, non la potete utilizzare fresca, cioè nel senso che voi pretendete, prendete una bella mozzarella fresca, la affettate e la mettete sulla pizza. Fate un mare, quindi la mozzarella come il fior di latte, la affettate. La sera prima la mettete in un colapasta, quella caccia tutta l'acqua, il latte in eccesso, e il giorno dopo la utilizzate per farcire le vostre pizze. Se dall'acqua la prendete, la affettate e mettete sulla pizza, fate il mare d'acqua sulla pizza. Quindi non è un'idea mia o generale, è un'idea proprio di come lavorare bene. Quindi per la pizza il fior di latte. Pietro Formisano, ciao Pietro. Allora, la forza determinata la varietà del grano, delle condizioni climatiche e congimazione. Bravo Ale, grazie, sarebbe il numero del gruppo. Ok, l'azoto che riceve il grano per le proteine a posto. Madonna mia, ragazzi, voi leggete, meno male, va. Da una farina 00 si può arrivare a una farina tipo 1, tipo 2, aggiungendo. No, non è che la puoi fare una miscela, aggiungi delle percentuali. Diciamo che sì. Ti avvicini a un formato tipo 1, tipo 2, però non è che facendo la miscela di una e l'altra fai un prodotto. La tipo 1 è miscelata a tutto, è tutta raffinata a 1, la tipo 2 è tutta raffinata a 2.
Però se non hai giustamente la 1 e la 2, prendi della farina 00 e ci versi dentro dell'integrale. Comunque fai un prodotto alternativo. Domenico, ragazzi, io devo andare. Ok, Domenico, ogni azienda si mentira. In Catania mi pare tipi di grano. Te, no, a posto. Maestro, io ho fatto una biga. Oggi ho fatto l'autolisi di posa. Come hai fatto una biga? Hai fatto una biga ieri sera e oggi hai fatto l'autolisi, sempre con la stessa biga o con un altro impasto. E poi ho chiuso l'impasto, l'autolisi. Ah, ok. E biga 50 e 50. Ah, ok, va bene Antonio, va bene. Non sarebbe necessaria la fusione delle due perché alla fine sono molto simili, una è lievitata e una no, però l'importante è che fai la percentuale poi di acqua che hai messo tra l'uno e l'altro, che uno è al 45 e uno al 55, quindi di media sei sul 50%, almeno dovresti aggiungere quanto minimo un altro 10% d'acqua per compensare l'impasto e l'idratazione. Va bene comunque. Ok, Betty, quale tipo di farina usi in avvicinamento per la musica? Grazie, Ludovico. Quale tipo di farina? Io uso quella là del mulino scoppettolo, di solito uso Reginella blu, che è il sacco blu, la Reginella 380 sacco blu, il sacco classico che è quello rosso e poi oro di spina, che è il sacco color oro tipo 0. Però se devo fare delle miscele, c'è pure la tipo, utilizzo la tipo 1, se devo fare altre cose utilizzo la Manitoba, in base a quello che mi serve poi mi organizzo. Antonio, inoltre avendo fatto due impasti per lei, uno ho spezzato sulla biga che lei si è messa in macchina, l'altro solo biga, l'ho evitato prima quella che andava in spezzetta e tanto, come mai? E dipende forse da quanto tempo hai fatto l'autolisi. Cioè la biga è quella, ma se tu la metti in macchina per l'uno e l'altro dovrebbe rispondere nello stesso tempo. Forse hai fatto un'autolisi più lunga per uno o per l'altro, non lo so che cosa hai fatto nello specifico, Antonio. Adesso la tizia preferisce usare FDA, l'abbiamo risposto, grazie Angelo, pensi non fanno. Ok, la cerchio puoi miscelare integrale la 00, tanti volumi perché integrale 4 dalla 0, aggiungendo successione della crusca, gemme, eccetera. No, male. Non partono dalla 0. Forse è il contrario, partono dall'integrale e poi man mano vanno a raffinare. Se a me serve l'integrale, perché devo fare la 0 e poi vado a miscelare? Faccio prima l'integrale, cioè il chicco di grano, tolgo la crusca, la parte più esterna, cioè proprio la crusca esterna proprio, non mi ricordo il nome preciso adesso, quella proprio che non viene utilizzata, e poi vado a raffinare sempre di più, quindi faccio prima l'integrale, poi vado a scendere, non parto dalla 0 e vado a salire. Allora, Zagora, se sta grazie Angelo per la sua, grazie a te, Nella. A me si è proprio bloccato, ok, sono veramente d'accordo con te, ok Raffaella, scusa, devo vedere la farina spolverina come è composta, sì, la spolverina c'è pure farina di riso, hai semola, farina di riso e qualche altra cosa dentro nella spolverina. Sandra, una domanda brava, quando si mette il contenitore in frigorifero di idratazione lenta, ha l'importanza il tipo di contenitore? Meglio in plastica Sandra. Quello in vetro non si preferisce, soprattutto nelle cucine industriali, per una questione di HACCP perché si potrebbe rompere. Quello in acciaio comunque si raffredda di più a livello mantiene la massa più fredda perché trasferisce meglio il freddo. Come trasferisce il calore, trasferisce anche il freddo. La plastica tende comunque a proteggere un pochettino, quindi si preferiscono i contenitori di plastica. Caotico, Angelo, grazie a te, Caotico 80. Come la ricotta che si mette a colare. Bravo Sandro, bravo Sandro. Per quanto tempo rimangono i panetti? Dipende.
SDF AMB, dipende dalla quantità di lievito che tu metti nell'impasto e dal modo di conservazione, cioè se il tuo frigo permette di mantenere delle temperature costanti o meno. Tu puoi fare pure un diretto con una farina debole e lo tieni 3 giorni tranquillamente, ma dipende dalla quantità di lievito che ci vai a mettere dentro e se il tuo frigo è idoneo a mantenere una temperatura costante per tutto questo tempo. Mi piace la musica, ok. Chi mi segue lo sa già che sono un amante della musica, quindi. Allora, Domenico. Che dice Angelo? Impasto 50% di semolina. Va bene, Domenico, perfetto. Ciao Pina. Alfonso dice ciao Alfonso. Marcello Sky, non so quanto tempo comunque. Ok, perfetto. Ciao Fabio. Grazie Jenny. Involucro si chiama. Beh, non mi ricordo, però proprio la forma, quell'esterno, esterno, esterna. Non mi ricordo se era Crusco o involucro. Vabbè, comunque va bene pure involucro. Roberto, ok, perché la genovese si fa prima triplicare e poi si staglia? Mentre la barese si staglia e poi si stende. È perché è un prodotto differente, Giampaolo. Non c'è un perché. Perché tu ti chiami Giampaolo e Sandra sotto di te si chiama Sandra? Sono due, sono state inventate in questo modo e vanno avanti in questo modo, non c'è un perché. Sicuramente quando tu la fai lievitare e poi rilievitare hai un prodotto più leggero, più sano a livello di zuccheri, meno pesante a livello di zuccheri. Però è nato così e quindi va avanti così, non c'è sempre un perché. È nato così. Sì, ok, Sandro, tranquillo. Alfonso, per un pasto biga 100%, come mi hai suggerito prima per la pizza fatta in casa, conviene far lievitare in frigo, mettere 3 grammi di vino sul chilo oppure temperatura dipende dalla temperatura che hai, Alfonso. Se tu ti trovi in inverno, non è necessariamente devi mettere 3 gradi. Allora, anche con queste temperature attuali, tu puoi mettere tranquillamente 10 grammi di lievito di birra, la tieni fuori 3 o 4 ore e poi la metti in frigo a completare le 24 ore. Oppure metti 3 grammi, la lasci fuori fino a mezzanotte, diciamo 6, 7 ore, 8 ore e poi comunque la metti in frigo perché non pensi che tu abbia 16, 18 gradi a casa. L'importante è che gli fai raggiungere le 24 ore di lievitazione per completare un poco, quantomeno, tutta la fase di amilasi che dobbiamo completare. Quando hai bisogno di impasto, è necessario per mettere l'impasto in frigo. Lo devi far lievitare. Allora, per esempio, io faccio i panetti. Quando faccio, soprattutto in estate, appena partono, che li vedo che si iniziano a muovere, quindi nelle 2 ore successive in estate, li metto in frigo e li blocco. Altrimenti, se non ne ho bisogno per la sera stessa, li metto direttamente in frigo e quindi li vado ad utilizzare il giorno dopo. Questa qua è una cosa che vi dovete regolare voi. Se voi mettete l'impasto direttamente in frigo per le 24 ore, vedete che comunque cresce troppo, quindi riducete il lievito. Se vedete che ad esempio fa freddo, avete messo 10 grammi di lievito e mettete in frigo e non si muove, quindi vuol dire lasciatelo prima un pochetto fuori, lo fate partire e poi lo mettete in frigo. Quindi una volta partito quello continua ad andare. Ciao Ciro, si può fare una pizza con il cornicione anche usando il forno elettrico? Come no? Però il forno elettrico professionale, ma pure a casa la puoi fare, ti serve un po' di la refrattaria buona, non come quello che ho comprato io. Fai un impasto per esempio con una farina buona e ti viene il cornicione tranquillamente. Oppure fai un impasto con come nel caso della farina debole e quindi poi fai il cornicione, lo puoi fare pure a casa. Anche con questo impasto che ho fatto io prima qua lo potevi fare tranquillamente il cornicione, basta che non lo schiacci. Spingi l'aria verso l'esterno come vi ho fatto vedere e quindi alla fine il cornicione ce l'hai, ma comunque nel forno ti serve la refrattaria. Se no la puoi fare pure nella padella, la puoi fare nella padella e la finisci nel forno. Una bella padella antiaderente la fai fare bollente sul fuoco
poi però deve essere comunque che contiene tutta la pizza. Domenico, ciao, ho fatto la pizza con farina in 24 ore, stavano 10 e 5 un po' poco, le persone, panette, mi sono accorto che si stavano rilassando, le ho presi per... Hai fatto bene, 10 e 5 sono un poco basso. Vabbè, calcolate che ho usato pure una farina 9, raga, 9 di proteine, cioè, a momenti, il tempo che la stagliavi cresceva e se ne scendeva pure, cioè... Però non oggi, ma in passato ho usato delle farine veramente, purtroppo quelle ti davano e quelle dovevo utilizzare. Allora, salve Angelo, lievito 48 ore in frigo, gradi 1, lievito dopo si... Diego Salvatore, allora, salve, lievito 48 ore in frigo, gradi 1, il lievito dopo si riaccende a 6 gradi. Che vuoi dire, Salvatore? Cioè che riparte, ma pure a 1 grado parte. È più lento, ma va comunque. Clariossi, si vede tutto il chicco in sé. A posto. Alberto ci illumina. Sai, ciao Angelo, cosa ne pensi dell'uso del siero del latte, pane e pizza? È una scelta soggettiva, Savino. Allora, il siero contiene grasso, perciò si utilizza. Se fai la pizza tua a casa va bene, se parli della classica no. Però ci stanno un sacco di persone che usano mettere il siero nell'impasto. Secondo me è un po' una controindicazione pure per chi è vegano o queste cose qua. Anche perché è meglio evitare i grassi, soprattutto i grassi saturi, grassi forti che contengono siero e quant'altro. Perché già ci stava il condimento e quant'altro. Vabbè, comunque alla fine dà un po' di morbidezza. Se la fai a casa, risparmi di mettere il burro, lo strutto e metti il siero. Però è una cosa molto soggettiva. Nessuno della pizza, qual è il lato migliore da lasciare sotto e sopra? Allora, il sopra va sotto. Sempre. È una regola base. Se no, se sei da solo, anche a lavorare... Le pizze si attaccano al banco con il sotto sotto, il sotto deve andare sopra, il sopra deve andare sotto. Quella è una delle proprie leggi primarie. Sandra, per la cassetta del pizzo 64 apparentemente deve essere 15, ricordo bene, sì, per me sì, Sandra, poi ci sta pure chi ne mette 11. Fanno 4, 4 e poi in mezzo mettono 3. Io non ne vedo la necessità. Io ho sempre con il 15, anche perché se non hai tanto spazio nei frigoriferi, ad esempio tu per distribuire 150 panetti, ti servono due contenitori in più. E se hai già poco spazio, quindi alla fine vai proprio ancora più stretto. Io preferisco 15, ma c'è chi ne mette 12, chi ne mette 11. Ognuno è libero di fare ciò che pensa meglio. Diego, e come mai i panetti si asciugano più con 1 grado? Perché non è chiuso, perché metti lo straccio sopra? Se metti lo straccio, mettilo umido, però comunque alla fine non è mai la stessa cosa del coperchio. O ci metti prima della pellicola e poi lo straccio per coprire. Grazie Deborah, giusto in tempo per il mio like, grazie Antonio, gentilissimo. Giampaolo, ho fatto il polish alla biga per chiudere l'impasto a mano. Come procedo? Verso prima l'acqua, poco alla volta, tutto insieme. Allora, se fai la biga, versi l'acqua un poco alla volta. Se fai il polish, versi la farina un poco alla volta fino ad assorbirla tutta. Se hai la macchina, invece, metti in macchina, l'acqua l'assorbe, la fai assorbire sempre un poco alla volta. La farina con il polish la puoi mettere anche tutto quanto insieme. Raffaella, allora, mi consigli una marca per una buona refrattaria, per avere pizza con il... A casa, penso che ti possono aiutare più i ragazzi del gruppo perché cioè, stanno prendono qualcuno di loro. Non so se ha preso pure il biscotto, quindi già l'hanno comprato. Io ho preso questa refrattaria qua in Germania, che non è refrattaria, è cordialite. Ma alla fine, una delusione totale. Infatti, l'ho già abbandonata lì nell'angolino. Non la butto solo perché.
per una questione di cuore, perché comunque circa 30 euro, vabbè, sta là, non fa niente. Però una refrattaria che sia materiale refrattario oppure biscotto saputo, che però non so se fanno le forme 30-40 o 40-43, quelle sono 45-40. Devi vedere un poco su internet comunque, Raffaella. Qual è il W della farina ideale per fare una pizza esemplare? Non è il W che fa la pizza esemplare, SDF. La pizza esemplare la fa l'operatore, secondo me. Con la tecnica, con la cultura, l'esperienza. La pizza ideale non la fa la farina. Con la cottura, soprattutto la cottura. Io ti faccio il migliore impasto di questo mondo, lo facciamo fare addio direttamente, e lo facciamo cuocere però a uno che non ha mai fatto questo lavoro, oppure uno che lo fa ma a metà strada, hai rovinato il lavoro di Dio. Quindi alla fine non esiste il W. La pizza la puoi fare buona con un W scadente, con un W altissimo. Basta che tu sai come gestire i due prodotti. Sono cose, non perché, anche perché non è che tu lavori sempre con lo stesso tipo di farina. A seconda di dove ti trovi, lavori con delle farine differenti. Ci sta Giuseppe, il ragazzo che sta in Polonia, che lui dice di avere, diceva di avere delle farine molto deboli, non sapeva come rinforzarle un pochettino. Ci abbiamo fatto mettere un 20% di patata Alessandra e ha risolto il problema. E quindi alla fine, ecco, non è che tu fai in base al W, fai la pizza. La pizza la fai, ma la devi saper fare tutta. Se sbagli la cottura, hai tutto. La cottura, ricordate, è la cosa più importante per la pizza. Non è il W, è la cottura la cosa più importante. Nicola, salve, se la chat da molto, la fattura di avere un forno a legna a casa, quindi riesco a imparare bene. Grazie Nicola, Alessandro, ciao Alessandro. Sonia, impasto con biga, posso farlo maturare in cella? Sì, Sonia, tranquillamente. Domenico, ho fatto una biga con farina tipo 0,240 con poco lievito, la posso, meno dell'1%, la posso tenere per 48 ore in frigo? Sì. Sì, tranquillamente, Domenico. Ludovico Angelo, vorrei aprire una piccola pizzeria, ma non ho purtroppo esperienza. Ma se sempre stato mi sogno, cosa mi consigli di fare? In bocca al lupo, Ludovico. Aspetta, aspetta, io ti dico di aspettare. Fai passare prima questa bufera e poi inizia a pensare che cosa deve fare. La metto in frigorifero la cassetta, perfetto. Quando si leva l'impasto a filo, quanto tempo posso lavorare? Da quanto tempo dovrei evitare prima di infornare? Ci sono differenze tra pane e pizza? Sì, sicuramente c'è la differenza nell'esecuzione dell'impasto. Allora, quando togli l'impasto a frigo, di regola dovresti farlo prima temperare almeno 2-3 ore a temperatura ambiente. Però se ti trovi in inverno, ci vogliono 10 ore per farlo temperare. Se ti trovi in estate, 2 ore sono sufficienti. Quindi non ti dico fallo 2 ore. Quanti gradi c'hai a casa? Quella è la prima domanda che ti devo fare. Allora, sto coso che non va bene oggi. Ecco qua, vediamo così se va meglio. Raffaele Saputo di Casapulla, Peppe, ok, Peppe ci aiuta, Peppe Polish. Quindi stavamo dicendo, quando si leva l'impasto, poi prima di infornare, se tu fai la pizza o fai il pane, non è importante il tempo, è importante che il panetto della pizza abbia raggiunto almeno il raddoppio, il panetto. Il filone di pane abbia raggiunto almeno il raddoppio, perché se tu vai a infornare quando non hanno almeno fatto questo, poi rischi di fare dei danni.
Quindi non vi fissate sul tempo, mezz'ora, un'ora, 2 ore, non esiste il tempo. Quando ha raddoppiato almeno è pronto. Poi in base a quello che una volta vi regolate di conseguenza per gli impasti successivi. Di niente, Savino, io ho preso una refrattaria della Whirlpool, ottimo, ok, perfetto, grazie per il consiglio, al limite la prendo pure io perché ne devo prendere un'altra. Biscotto saputo, Raffaella, biscotto saputo. Ciao Angelo, in basso pensando, diretto. Meditazione 60 mi fa per avere una buona probabilità. Come no? Va perfetto. 60-65 sei proprio nei limiti, no nei limiti, nel top della lavorabilità. Perché mi prende in cella? E non ho capito, Sonia, che cosa hai scritto. Perché mi prende da Ido, però in cella. Ido che cos'è? Raffaella Saputo di Casapulla, ok. Purtroppo qui non giro un saluto per tutti. Si parla dopo la bufera di Dio per questi bei corsi importanti. Sì, ci dobbiamo organizzare, Ludovico, tranquillamente, non ti preoccupare. Passiamo solo a far sapere, speriamo solo di far trascorrere questo periodo quanto prima e poi ci si può organizzare per tante cose. SDF, quanti gradi fa il forno a legna e quanti quello elettrico? Allora, un forno elettrico può arrivare pure a 500 gradi, il forno a legna fa 500 gradi, il forno elettrico può arrivare anche a 500 gradi, il forno a legna ci arriva tranquillamente. Non è un problema, è un problema di qualità del forno elettrico. Quello professionale, sì, arriva tranquillamente pure a 500 gradi, 600 gradi, ne ho visto pure un forno che arrivano pure a 600 gradi. Non ho capito poi a che cosa serve una temperatura così estrema, però ne ho visti. Allora, Angelo, polverizzato il lievito madre, come ci hai detto tu. Un mare di lievito, è una soddisfazione, mi fa piacere. Grazie Peppe. 18-20 gradi, ok. Fabio Rispoli, 18-20 gradi, sì, va bene. Quindi la lasci fuori un po' che poi la metti in frigo. Buonasera, mi ripete il lato del panetto con cui si stende l'inforno. Allora, Paolo, il panetto quando tu lo prendi dal cassetto sta così, ok? Allora, fai conto che sia l'orologio, il panetto sta così, questo qua è il sopra. Quando tu lo metti sul banco va così, diventa il sotto. Quindi il sopra diventa il sotto, ok? E si inforna. Di farina 10 kg di birra chiudono con 15 grammi nella birra, 5 grammi di lievito di birra. Madonna mia, no, sono, vi hai detto. Allora, su 25 kg di farina, 10 kg di birra chiudo con 15 kg nella birra, 5 grammi di birra. No, penso che sia poco, Sonia. Penso che sia poco. 25 oggi, temperatura, non penso che ce la fai. Ti consiglio un 20 grammi almeno. Poi dipende dal tempo che hai a disposizione. Però hai scritto un poco a pezzi, quindi se lo puoi riscrivere un poco più dettagliatamente tutto quello che fai, me lo puoi mandare pure in chat sul gruppo o sul WhatsApp personale, va bene uguale. Ciao Alfonso, Fabio Rispoli, ok, raddoppio, grazie Peppe, figura, Raffaello, Angelo, grazie per le info. Di niente, Domenico, Cino, una volta ho provato a stendere il panetto per come sono nel cassetto, ho avuto l'impressione che il cornicino si gonfiasse di più. Può darsi che si gonfia di più, però Ciro, il discorso è che se tu fai una sola pizza, 2 pizze, va pure bene, però quando lavori a regime e soprattutto il sabato l'impasto inizia a scendere un pochettino, puoi avere delle difficoltà che si inizia ad attaccare un pochetto sul banco. Poi ci sta chi mette un poco di semola in più e va avanti così, chi comunque alla fine non se ne è mai reso nemmeno conto e quindi continua a lavorare così. Però per quello che mi hanno insegnato e al tempo, non so tu quanti anni hai,
Mi ricordo un caro amico che c'era presente la spatola. Quelle prima avevano il manico in legno. Qua in mezzo qua, devi vedere come fa male. Quando non giravo il panetto, no, proprio qua in mezzo, vedi, facevo, ta! E facevo un dolore, un dolore. Poi a me così hanno insegnato. Magari. Però pure gli altri, come dire, pure gli altri che ho avuto il piacere di lavorare con tanti altri professionisti, alla fine tutti quanti concordano su questa cosa, perché anche dall'esperienza, se tu vedi, il sotto si attacca più facilmente, soprattutto se fai 5 pizze, fai conto che fai 5 marinare e metti il sotto sotto, l'ultima non lo so se la stacchi dal banco. Se ci metti la farina sotto è un altro problema, è un altro discorso. Però, Debbie, tu ridi, la spatola, quella là che io ho preso le pizzerie, prima il manico era di legno, era proprio quello là che si usavano per, sai, non di, gli imbianchini, sempre in acciaio, ma era quella con la stecca. Te la davano qua in mezzo qua, no? Quando tu sbagliavi qualcosa, eri ragazzino, voglio dire, 17, 16, 17 anni, te la davano proprio qua in mezzo così, tam! E facevo un male, e lui dice: mamma mia, che dolore! E allora tu ti ricordavi quella cosa, che poi il panetto andava così. Vabbè, questo era per il panetto, ma come per tante altre cose. Quando sbagliavi prima, tante volte c'era, sai, non lo schiaffetto dietro la testa, proprio qua sul collo c'erano proprio degli schiaffoni. Pam! Allora tu ricordavi, dici: ah, ok, ho capito. Oggi invece fai una cosa del genere con un collaboratore, ti trovi con le manette, già stai in questura a fare una causa per tentato omicidio, maltrattamento e quant'altro. Poi dicono: ma io voglio imparare. Sì, è bene che non si insegna più con quelle tipologie di insegnamento, però uno schiaffetto, vabbè, diciamo, non ha mai fatto male a nessuno. Pronto lì, ok, acido, Sonia, purché acido, scusami. Sonia, allora, non è che non ti voglio rispondere, però se tu mi scrivi solo una cosa adesso, scrivimi tutto in un unico messaggio, perché se tu vedi nella chat, che vedi pure tu, il tuo messaggio starà più sopra quello che mi hai scritto prima. Forse magari nemmeno mi ricordo quello che tu hai scritto. Allora, Ludovico, di niente, la consigli su quale piano? Marmo 100%, Peppe. Però anche sull'acciaio si può fare, non è quello il problema. Il condimento andrebbe meglio sul legno perché assorbe l'umidità e quindi non ti si attacca. Infatti molti pizzaioli mettono prima la pizza sulla pala, soprattutto quando fanno il metro, e poi la condiscono direttamente sulla pala per evitare poi di impalarla e farla bucare. Sandra, Ludovico Mastelli, inizia a metà l'opera, secondo me si impara nella grande. Grazie Sandra, temperatura ideale per cuocere una pizza. Allora, se fai la napoletana classica, ti servono 400-430 gradi a 480-490 in platea. Se lavori con la biga, allora puoi scendere anche a 380-370. Però per il forno elettrico la puoi cuocere pure a 330, 340, comunque ti viene una buona pizza sicuramente. Dipende molto dall'impasto che stai utilizzando. Comunque diretto lungo di pizza classica napoletana, 430, 420, 430 o almeno 400, ok? SDF, se ci dici come ti chiami, così ti chiamiamo per nome. Emilio, c'è un'altra volta parlato di pelati, quali sono quelle? Se lo vuoi sapere, te lo dico in privato, Emilio. Mandami un messaggio sul gruppo e ti rispondo. Grazie, peccato che le continuino in direzione sulla linea. Ma io non ho interruzione, magari adesso. Sì, lo so, si può attaccare, perfetto, Ciro. Grazie Sandra, Angelo, grazie Ludovico, grazie Sandra. Daniele, non ti preoccupare, meglio che lavori, che sei pieno, che sei busy al lavoro. Debbie ride.
Anche a me hanno insegnato così, era solo una prova. No, no, figura di Ciro, io ho capito che tu fai pure tu il lavoro, però se ti ricordi, il manico della stecca in mezzo alla testa era una goduria, ti faceva godere nel vero senso della parola, quel manico della stecca, o qua in mezzo, oppure qua dietro, vedi, proprio qua, perché loro di solito stavano a dire, pam! Perfetto, Angelo, vieni che ho fatto la pizza. Al piatto usando lievito male, lievitazione in frigo 10 ore, 12 ore a temperatura ambiente, al momento della stesura di manette c'erano tante bolle, è normale. Sì, Valentina, è normale perché hai usato solo lievito madre. Quando usi il lievito madre per fare la pizza rotonda, ci devi mettere il lievito di birra dentro, Valentina, se no non si allarga il panetto, non lo allarghi, diventa una struttura talmente rigida che ti sembra di plastica, dice, ma che è silicone sto impasto? Se usi solo lievito madre per fare la pizza da stendere, se ci metti anche un grammo di lievito di birra, diventa estensibile. Altro che erne che ti vengono, brava Debra, là ti venivano certi bozzi in mezzo alla testa, qua che tu poi mi ricordo ci passavi con il dito sopra e sentivi questo bozzo in mezzo alla testa che ti faceva male e diceva ma che è sto, Madonna, che dolore solo a toccarlo. Però vedi, sono servite queste cose. Magari sarebbe anche. Allora, farina caputo rosso è quella che si riesce a trovare un dottore in frigo, come mai cambia colore da giallo a bianco, lievito 1,48 gradi, va bene. Allora, farina caputo rosso è quello che si riesce a trovare quando torno in frigo. Perché forse durante la maturazione, non ho capito che cosa vuoi dire di preciso, 1 grammo 48 ore. Diego Salvatore, se mi scrivi meglio quello che mi vuoi dire, allora a me piace provare sempre poi il mio metodo base che ci hanno insegnato a Sina Proletà. Sì, tranquillo Ciro. Io ti faccio solo il riguardo alla praticità, se lo fai a casa è un conto, se lavori e sei busy, poi dipende pure dall'idratazione che fai dell'impasto, Ciro, se tu fai un impasto 60%, anche se metti il sotto, cioè alla fine non succede niente, lo infarini un po' di più, anche con il sopra si tende alla fine, poi è un po' pure in base al tuo metodo di lavorare. Allora, sono Pulchiaroni, io faccio 10 kg di biga con 5 grammi di lievito di birra. Oggi è troppo poco, Sonia. Faccio maturare per 18 ore a temperatura ambiente, poi chiudo l'impasto con 15 kg di farina e metto in cella 24 ore, ma mi spunta d'acido. E per forza, Sonia, perché con 5 grammi di lievito non ce la fai a fare tutto oggi, poi in cella non riesci. Allora, tu fai una biga di chili. E ci metti oggi con queste temperature ci metti un bel cubetto di lievito perché in regola ci dovresti mettere 100 grammi, ma non esiste proprio, è assurdo. Quindi ci metti un bel cubetto di lievito oggi, fai la biga a 24 ore. Quando ci aggiungi i restanti 15 kg di farina, con queste temperature ti consiglio di metterci almeno un altro 10 grammi di lievito almeno. Poi li lasci un poco fuori per partire, dopodiché li metti in frigo. Idro 90%, maronna mia, ma che stai che. Per fare che cosa, Sonia? Perdonami, cioè comunque. Però sono curioso di questo impasto che fai. Se anche perché fra 4 minuti, 3 minuti, chiudiamo i nostri 90 minuti. Antonio, ciao maestro, al terzo ripesco la pasta madre non raddoppia, anzi è andata via la connessione. È andata via la connessione, ragazzi. Arrivo adesso, buonasera a tutti. Antonio, il problema è che secondo me devi aspettare prima che raddoppia. E poi rinfreschi, secondo lei, adesso, ok, dal New Jersey. Ciao Luciano, io scrivo dal New Jersey, perfetto, ciao, benvenuto tra di noi Luciano Camilli, Giuseppe Venuto, salve maestro, secondo lei da che dipende la misura del panetto, mi spiega per esempio perché 270, 70, 300, come si evince ciò, non mi piace ascoltare di Mario.
Allora, Giuseppe, la misura del panetto, il classico è 250 grammi per fare una pizza di circa 30 centimetri. Più la vuoi grande, fai un panetto grande. Se tu poi, per esempio, vuoi fare comunque una 30 centimetri e vuoi più cornicione, tu quel cornicione da una parte lo devi prendere. Quindi lo vai a prendere dalla quantità del panetto. Fai un panetto più grande, lasci la forma della pizza sui 30-32 centimetri e restanti grammi che ti servono vanno a coprire la dimensione del cornicione. Questo è tutto. Sì, Peppe, lo so, ormai è una questione di rete, purtroppo. Ragazzi, tra un paio di minuti, allora, l'ultimo che leggiamo è Sandra, mi dico Peppe, ok, quindi non scrivete più. Ciao 90 Mito, non scrivete più per favore. Se vi fa piacere lasciatemi qualche like. Quindi abbiamo risposto, pollice in su, grazie Luciano, grazie mille. Ma più idratazione è alta, più forno deve essere un po' più alta. No, alta dovresti fare il contrario, dovresti abbassare perché poi deve dare il tempo al forno di poter asciugare una percentuale d'acqua. Sala B oppure in base tradizionale. Ludovico, allora in pizzeria io ti consiglio oggi, a seconda della pizza che vuoi utilizzare, se vuoi fare un prodotto leggero, allora fai la biga 100%. Come ti contatto in privato? Ti metto qua il numero, Emilio. Allora, ti metto qua il numero, così anche se ce l'hai in chat, 54176. Ok. Allora, dopo il mio numero non scrivete più, per favore, ok? Oltre a quello che mi hanno insegnato, sto imparando altre cose con te, ti volevo ringraziare. Di niente, Ciro, è un piacere, anzi è un piacere sapere che un pizzaiolo fa parte del nostro gruppo, anche perché io stesso imparo cose nuove anche da voi tutti i giorni, quindi alla fine si dice in inglese sharing is caring. Salvatore, traduci, metti la traduzione in italiano. Sharing is caring. Salvatore, vai, tu che sei americano, fai la traduzione. Allora, oltre a quello che mi hai dato apposta, hai fatto in tempo anche tu la lezione, non va. Ok, ragazzi, salta la connessione, ciò significa che ci dobbiamo salutare. La diretta è buonasera, ok? Buonasera a tutti.